Sono con Ennio Drovandi, comico, 40 anni di carriera, sì. Quindi cioè, non si può dire assolutamente nulla. Ciao Ennio, come stai? Bene, beh, insomma, 40 anni di carriera vuol dire un mondo spassato alla grande. È la storia, un sogno di un ragazzo di provincia che da Pistoia parte alla volta di Roma e poi riesce insomma a essere ancora qua. Devo dire con dei grandi risultati ottenuti. Ascolta, ultimo film che è appena uscito, Ti vogliamo bene Francesco Nuti, con tantissimi interpreti. Beh sì, è stato un omaggio fatto a Francesco Nuti, ma anche a Paolo Rossi, il castore che è venuto a mancare. Ho raccontato in questo film la vita attraverso il cinema di questo grandissimo interprete, che poi ha avuto dei problemi fisici, e allora ho voluto rammentarlo e hanno partecipato in tanti. L'ho scritto e diretto, lo interpreto io insieme a un bambino, poi Anna Maria Malipiero, la figlia di Francesco Ginevra, e poi c'è un prologo di Giovanni Veronesi e uno finale di Alessandro Benvenuti e poi tutta una serie di personaggi che hanno omaggiato Francesco, quindi da Brignano, Fiorello, Muccino, Boldi, De Sica, La Ferilli, La Muti, insomma tantissimi. Bellissimo. Ascolta Ennio, quale sarà il tuo ruolo nella finale di Miss Blumare? Ora siamo in questo momento, stiamo facendo tutte le prove, siamo in proncito di arrivare alla serata clou, e il tuo ruolo quale sarà? Allora, mi hanno fatto, ma non lo sapevo nemmeno io, hanno detto tu fai il presidente di giuria, e io ho detto allora grazie, è bella questa cosa, faccio il presidente di giuria e quindi questo è un compito, ma l'altro mio compito è di portare, come dire, una consulenza a tutte queste ragazze che vogliono fare cinema, televisione e pubblicità, e quindi spiegargli come si fa questo mestiere nel modo migliore, nel modo più serio, nell'unica strada vera, perché ricordiamoci che la scalata del successo è come un palazzo di 5 piani che ha sempre l'ascensore rotto e quindi bisogna fare le scale ed è fatica. Grazie mille Ennio, veramente. Ciao.